Terza puntata dedicata ai vettori in componenti cartesiane. Questa volta vogliamo imparare come sia possibile conoscere le componenti cartesiane di un vettore e grazie a questa conoscenza risalire ai valori del modulo del vettore e dell'angolo da esso formato con l'asse delle x. Per far questo, rivediamo un esercizio svolto nella puntata precedente. Il vettore A avente questi componenti cartesiane. Come possiamo passare da questi valori al modulo di A? Beh, innanzitutto possiamo ricordare che le componenti cartesiane, seppure dotate di segno, nel loro valore assoluto rappresentano il modulo del vettore componente AX e del vettore componente AY. E ricordiamo che il vettore A è la diagonale di un parallelogramma, in questo caso di un rettangolo, che ha per lati i vettori AX e i vettori AY. Quindi il vettore A avrà un modulo dato dal quadrato del modulo del vettore AX, ma ricordiamo che il modulo del vettore AX coincide in questo caso con la componente cartesiana. Ma se anche non coincidesse, cioè se la componente cartesiana fosse negativa, visto che abbiamo a che fare col quadrato del modulo di questo vettore, quel quadrato del modulo equivale al quadrato della componente cartesiana, positiva o negativa che sia, al quadrato dà sempre un risultato positivo. E poi bisogna sommare il quadrato del modulo del vettore AY, quindi AY al quadrato, dove AX e AY rappresentano non i moduli dei vettori, ma le componenti cartesiane dotate del loro segno. Ovviamente tutto sotto la radice quadrata. Proviamo a calcolare per controllo il quadrato di AX e il quadrato di AY, sommarli, metterli sotto radice e ricavare il valore del modulo di A. Con la calcolatrice quindi eseguiamo questo calcolo. 49,15 al quadrato più 34,41 al quadrato ed estraiamo la radice. Il risultato viene 59,999 è ovvio che avendo troncato i valori delle componenti trascurando alcune cifre non riusciamo a ricostruire il valore esatto che era 60, però è chiaro che con un minimo di arrotondamento questo ritorna ad essere effettivamente 60 newton. Quindi è vero, se voglio ottenere il modulo di un vettore conoscendo le sue componenti cartesiane, devo semplicemente estrarre la radice quadrata della somma dei quadrati delle due componenti cartesiane. E per quanto riguarda la direzione, cioè l'angolo alfa, devo ragionare su questo triangolo. Questo triangolo ha come base il vettore AX e quindi ha la lunghezza del modulo del vettore AX. Come altezza ha la lunghezza del modulo del vettore AY. Quindi, se ragiono sui cateti, io so che un cateto è dato dal prodotto dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto al primo. Quindi, cosa dovrei dire? Dovrei dire che il modulo del vettore y è uguale al modulo del vettore ax per la tangente di alfa. Detto in altri termini, la tangente dell'angolo alfa è data dal rapporto fra il modulo di AY e il modulo di AX. Ma io in questo caso non ho sostituito il modulo, ma ho sostituito le componenti cartesiane. Nella situazione che ho presentato, no, questo non ci dà nessun problema perché le componenti cartesiane, entrambe positive, coincidono esattamente con il modulo di questi vettori. Però dobbiamo vedere se questa definizione ci darà dei risultati buoni anche quando avremo componenti cartesiane negative. Vediamo comunque di sviluppare questo calcolo. Quindi in questo caso AY valeva 34,41
diviso per 49,15. E il risultato è 0,700. In realtà noi vogliamo ricavare l'angolo alfa, non la sua tangente. Quindi scriveremo che alfa è l'arco la cui tangente vale 0,700. Sulla calcolatrice questo equivale a usare la funzione tan alla meno 1, che mi fornisce come risultato 34,99, che per i motivi esposti in precedenza può essere arrotondato a 35 gradi. Quindi questa formula mi dà il modulo conoscendo le componenti e questa formula mi dà l'angolo formato dal vettore con l'asse delle x conoscendo le componenti. Funzionerà anche con vettori orientati diversamente? Questo era il secondo esempio visto in precedenza. Questa volta le componenti erano entrambe negative e il vettore aveva modulo 30 e formava un angolo beta di 18 gradi con l'asse delle y. Vediamo che cosa ci fornisce come risultato l'applicazione delle formule precedenti. Io voglio dimostrare che il modulo di b può essere ottenuto prendendo il quadrato della componente x più il quadrato della componente y. Proviamo. Questa volta i valori sono negativi, quindi devo scrivere in realtà che meno 9,27 al quadrato. Chiedo scusa, non ho inserito il meno. 9,27, cambio il segno, al quadrato, ovviamente il risultato viene positivo. Più 28,53, cambio il segno, al quadrato, sotto radice, ecco il risultato, 29,99. Effettivamente, salvo arrotondamenti 30 metri. Proviamo il calcolo dell'angolo. In questo caso lo indicherò con teta perché non sono sicuro che l'angolo che otterrò sarà effettivamente quello che già in precedenza indicavo con beta. Teta è l'arco la cui tangente vale by su bx. Allora, come si nota, by e bx sono entrambi negativi, quindi il loro rapporto sarà positivo e otterrò un valore dell'angolo positivo. Lo calcolerò. Devo fare semplicemente 28,53 diviso 9,27 e di questo valore devo prendere l'arco tangente. Ottengo un valore di circa 72 gradi. Che angolo è questo che ho calcolato? Beh, questa formula, è il momento di dichiararlo esplicitamente, fornisce sempre l'angolo che la direzione del vettore forma con il semiasse positivo dell'asse delle x. Mi spiego meglio. Il vettore puntava in questo senso, ma faceva parte di questa retta. Questa retta rappresenta la direzione del vettore B. L'angolo che ho calcolato è l'angolo formato dalla direzione su cui si trova il vettore, dalla retta su cui si trova il vettore, con l'asse delle x, col semiasse, la direzione del semiasse positivo dell'asse delle x. Quindi questo è l'angolo che io ho calcolato e che rimane di 72 gradi. Si può notare che se avessi avuto un vettore orientato sulla stessa retta ma dalla parte opposta, avrei ottenuto lo stesso risultato. Quindi bisogna fare attenzione al termine del calcolo esplicito, bisogna sempre giudicare qual è l'angolo ottenuto e poi eventualmente ragionare per cercare di ottenere altri angoli richiesti dal problema. Ottengo sempre comunque dal calcolo l'angolo formato dalla direzione su cui si trova il vettore con l'asse delle x. Quindi se questo è 72, questo è 90. Se voglio ricavare il valore di beta, beta cosa sarà? Ciò che manca per arrivare a 180. 72 più 90 mancano 18, quindi effettivamente
sono riuscito a calcolare beta che vale 18 gradi. Dunque, in questo caso bisogna fare un po' più di attenzione perché si può incorrere in qualche errore di disattenzione. Ma le due formule che abbiamo imparato e che sono fondamentali sono queste. Date le componenti, il quadrato di ciascuna componente, la somma di questi quadrati sotto radice mi dà il modulo del vettore. La direzione, con tutte le distinzioni che abbiamo fatto, è sempre fornita dalla formula arco tangente di by fratto bx, e l'angolo ottenuto va poi riportato sul disegno per riflettere sul suo significato, se si tratta veramente dell'angolo che mi chiedeva il problema, oppure se devo ancora fare qualche altro ragionamento per riuscire a ottenere l'incognita voluta.